Regà, disintegriamo questo tasto del mi piace, fatemi sentire tutto il vostro calore. Anche perché io l'aria condizionata ce l'ho accesa, quindi non vi preoccupate che sto bene. Perché questo è l'ultimo gigante spacchettamento di Destino di Paldea. Guarda che bel logo, guarda. Il primo set speciale di quest'anno che conta 138, ripeto, 138 Pokémon Shiny. Ma quanti sono 138? Sono tantissimi. E fra questi abbiamo Gardevoir, Mew e Charizard. Perché sì, lo pronuncia alla francese che fa più figo. E almeno una di queste carte sinceramente la vorrei trovare, no? Il pull rate è il classico dei set speciali. Quindi abbiamo un'alta probabilità di trovare un po' di tutto, ad eccezione delle Emerald Gold e delle illustrazioni speciali, che risultano parecchio più difficili da scovare. Così come alcune Baby Shiny un po' più particolari, come ad esempio questo Pikachu. Ma quanto è bello! Ma non sarà questo a fermarci, perché noi oggi andremo ad aprire un sacco di collezioni di ogni tipo, perché sono troppo curioso di scoprire in quale tra tutte queste si nasconde la carta più rara. Sperando che non sia il Vugtrio la mia carta più rara, perché già me l'aspetto. Ma non è tutto, perché grazie a Matteo, Mark, Michael, Stefano, Flavio, oh, ma quanti siete? Che incepposta per Switch, hanno dato una mano fenomenale. Ci andiamo a fare prima una bella sistemazione nel nostro amato Master Set, guarda quante sono. E se non l'hai ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriverti al canale attivando la campanellina con tutte le notifiche attive e per lasciare un bel mi piace, perché il raggiungimento dei 3000 like ci andiamo a fare un altro spacchettamento gigante di un altro set che sono sicuro che vi piace assai. E ti ricordo che tutti i migliori prodotti Pokémon li puoi trovare sempre qui sul Federic Store. E utilizzando il codice SGWAIN riceverai il 5% di sconto su tutto il tuo carrello e una carta in omaggio firmata dal sottoscritto come ringraziamento per tutto il vostro affetto. E attenzione, perché oltre a firmare un sacco di carte dei nuovi set ho inserito pure due pecorelle troll. Sono troppo curioso di sapere chi è che le troverà. Detto questo, sbustiamo! Ed eccoci qui con il nostro amato Master Set di Destino di Paldea. Da notare subito che una buona parte di questo set regolare è composto da ristampe. Possiamo vedere questo Pikachu che troviamo in evoluzione a Paldea, questo Ralts che troviamo su Scarlatto e Violetto, e ci sono ancora tanti altri esempi. Ma la cosa più importante è sapere che grazie a questo Gardevoir EX, che vado a mettere qui, completo ufficialmente il set regolare, compreso delle reverse. Se guardate attentamente potete infatti accorgervi che le abbiamo tutte, neanche una reverse ci manca. E come per tutti i set Destino, quindi Destino Sfuggente, Destino Splendente e Destino di Paldea, il main set, quindi il set regolare, è costituito da poche carte. Nello specifico questa è l'ultima ed è la numero 91. Beh, mio, ed è lì il problema, perché questo è uno di quei pochi set che ha più fuori serie che carte regolari. Altra caratteristica dei set Destino. Nel frattempo direi di cominciare a sistemare anche queste bellissime Baby Shiny partendo da Gloom, la carta numero 93. Poi abbiamo Scyther, bellissimo, che è la numero 95, che va qui. La 97 invece è questo Skiplum rosa, guardate che tenero, che mettiamo qui. E non pensate che queste artwork siano dei PNG di stock, perché non è così. Si tratta infatti di lavori grafici realizzati apposta per questo set. Si continua con questa Bomasnow, un filetto decentrato, che mettiamo qui. Magari se lo troviamo doppio lo sostituiamo. La prossima è la numero 124. Io mi tolgo così vi faccio godere queste bellissime pagine. Da notare questo Entei, che non è molto facile da trovare. Quanto è bello questo Palafin, supereroe, stupendo, che mettiamo qui. Si cambia tipo, 144 di tipo elettro, ed eccolo qui, Powmoth, l'evoluzione di Pomo. E voilà. Consideriamo pure che solo le Baby Shiny sono 120. E infatti il pull rate di questa tipologia di carte è molto generoso, perché ne troviamo una ogni 4 bustine in media. Ma di conseguenza, essendo 120, ha voglia sbustare per trovarle tutte. Bellissimo questo portachiavi dorato Klefki. Andiamo avanti perché tocca la 164. E se vi state chiedendo, Square, ma si può sapere che album usi, che sleeve usi? Me li fai vedere? Beh, giù
mio, nel primo commento trovi link a tutto. Tocca a questo tenerissimo Flittle, che andiamo a mettere al suo posto. Completiamo la linea evolutiva di Tinkaton, perché abbiamo qui Tinkatuff. Molto bene, andiamolo a mettere qui. E abbiamo anche l'ultimo dei tipi psico, questo Houndstone. Nel frattempo guardate che spettacolo questa Nihilip o questo Lucario, stupendi. Ma noi dobbiamo andare ancora avanti. È il turno di questo Mabostiff arrabbiatissimo di Ariga, che andiamo a collocare proprio qui. E c'è anche lui, Noibat, l'unica baby shiny di tipo drago, la numero 194. Abbiamo ancora due baby shiny e poi si passa alle full art. La prima è questo Scovet, che andiamo a mettere accanto a Pelipper. E la seconda, nonché ultima baby shiny, è questo Flamigo danzante. Queste sleeve le ho messe per dividere le baby shiny dalle full art. E ripartiamo da questo Fortress EX Terra Crystal Shiny, che è la prima delle full art. Eccolo qui. Accanto a Toadscruel ci va questo Espadra EX, sempre Terra Crystal Shiny, che mettiamo qui. E peccato, perché l'ultima shiny full art che mi manca è proprio qui, ed è Squawkabilly, che non ho ancora trovato. Però mi consolo con questa bellissima Nemi full art trainer, che andiamo a mettere accanto a questo arbitro, che spero di non trovare. E adesso giriamo pagina e vi devo uscire questa carta dalla sleeve, perché è fenomenale. Guardate che splendore questa Nemi, che lancia la Pokéball con il suo Poumi. Bellissima anche la lucentezza della carta, guardate come brilla. A prescindere dal costo, queste illustrazioni speciali sono la fine del mondo. E devo farvi vedere pure questa. Pepe con il suo Mabostiff che sta facendo saltare in aria tutto, le salse, il panino, non si capisce più niente. Ed è la numero 235. E l'ultima carta di questa sistemazione pre-spacchettamento è questo Coraidon EX Emerald Gold, che stranamente non va accanto al Miraidon, ma che mettiamo qui come ultima carta del set. E adesso dobbiamo solo cercare una pagina fortunata, perché sbustiamo. E cominciamo da un prodotto molto economico, il blisterino da tre bustine. Non so, io nel frattempo lo sto spellando sto coso, ma è possibile mai? Tutte le volte che devo aprire sti blister non ce la faccio, non ce la faccio. Ah, mamma. Tiriamo fuori le nostre tre bustine, l'adesivo, il codicino e il Fidoug promo. E si comincia, da chi si comincia? Da Pikachu, ragazzi, da Pikachu. La nostra mascotte del brand, dai, subito così. Charizard sul muso e chiudiamo il video e non se ne parla più. Noibat, Chaimeko, Gasly, studenti di Paldea, Camerupt, Enzo. Ma c'è davvero una shiny subito? Donphan, ah, Glimmora EX, shiny full art. Come avete ben capito, le shiny full art purtroppo non sono niente di che, perché sono molto comuni. Poi abbiamo un Magma Reverse e chiudiamo con un Raichu Holo. Sicuramente meglio di niente, però non è quello che cerchiamo. Cioè, ragazzi, questi pacchetti sono veramente aperti. Cioè, un attimo, vi faccio vedere. Ma forse sarà il caldo, non lo so, guarda. Proprio si apre solo, guarda. Non sto facendo forza. Questi pacchetti si aprono seriamente da soli. Vabbè, ormai partiamo da quest'altro, vediamo cosa c'è. Mamma mia, non mi dire che è una Holo, perché ci rimango veramente male. Dachsban, zaino di Nemi, Primeape, Tondurus doppione, mannaggia a tutti. Collezione bella carica, come vi dicevo, è molto divertente aprire questo set, molto molto molto. E non lo so, vuoi vedere che era il blisterino 3 su 3, eh? Nel senso, io sono felice, eh? Perché o le vendi o le scambi, qualcosa ci fai, no, vabbè. Ma perché tutte doppioni? Cioè, io sono felice, ma dammele diverse, che mi mancano, me ne mancano un sacco. O sapete che vi dico? Ma tante volte un altro blisterino da tre, vuoi vedere che mi porta fortuna? Proviamoci. Sì, ce la sto facendo a farlo diventare tutto bianco, ce la sto facendo. Qui abbiamo Grivard, doppietta di Pikachu, non me lo dire. Quindi c'è una doppia shiny full art? No, questi pacchetti si aprono veramente da soli, ma fammi lo zoom. Vediamo un po' cosa c'è qui. Cinchou, Pineco, Kilowattrel, Kirlia, Gengar, molto molto bella questa artwork, Goldengo, Mousehold. Che t'ho detto io? Che mi hai detto? Che mi hai detto? Sul Coffee EX, che mi hai detto? Diciamo che arrivati al mio punto, o trovate il pull o neanche più le reverse hanno senso. Anche perché il set è piccolissimo, dai. Come sbusti 10 TB, le reverse non ti dico che le hai finite, ma quasi. Camerupt, Enzo, Donphan, Gengar,
Chimeco Revavoom. Primo pacco completamente vuoto, completamente vacante. E per questo set trovare pacchetti vuoti è veramente difficile, ve lo posso garantire. Se da una parte è bello perché trovi tanta roba, dall'altra, essendo che tutti trovano un sacco di roba, queste carte scendono a prezzi veramente bassi. Ora dimmi che Veluzza è... Slowpoke, mi sa che ce l'ho. Aspetta, prima che andiamo avanti, perché... Cioè, veramente, se ce l'ho, no. No, vabbè, regà, no, veramente, dai. Cioè, ma si può trovare solo doppioni? Ma perché? Cosa abbiamo dietro? Fedou e... Mamma mia. Mi faccio un secondo master set? Un master set parallelo al primo? Che devo fare? E l'altro prodotto un po' più costoso è questa tin di Solcoferro EX. Andiamola ad aprire. Abbiamo la nostra promozionale. Mettetevi al contrario. Dovete strappare, ecco, ok? Dopodiché fate così e la carta è venuta via. Pacchettini! Dove siete? Ma mai una volta che sbaglia non ne mettono 5? Mai, mai. Cominciamo da questo Cerulege. Vediamo se anche qui i pacchetti sono tutti molto semplici. Ecco, qui la colla era un pochettino più strong, più forte. Bene, bene, bene. Natu, caramella rara, Cottonee, Dutch Bun, Zaino di Nemi, Primeape, che ti spodera un destro clamoroso, Gimme Goal, Noibat. Ecco, altro pacchetto. Ma perché ho detto prima che è veramente difficile trovare pacchetti vuoti? In questa maniera è veramente facile trovare pacchetti vuoti. Io non li voglio, non li voglio questi pacchetti vuoti. Andiamo avanti. Che dobbiamo fare? Ah, un bel pacchetto potente? Ah, potentissimo! Che poi, raga, vi svelo un segreto. Io non ho trovato ad oggi, a quanti pacchetti ho aperto, più di 100 sicuro, neanche un'illustrazione speciale. Quelle che ho in album me le hanno regalate. Cioè, vi rendete conto, eh? Come sono messo? Vi rendete conto? Noi Vernie X. Ma che è sta cosa? Ma voi la sapete come la penso, raga? Io non mi sconforto, perché l'importante quando si spacchetta, come vi dico sempre, è prefissatevi un budget, ok? Se trovate bene, se non trovate, fermatevi. Iniziate ad acquistare singole, chi se ne frega, sbustare, deve essere un divertimento, deve essere. E mi sa che mo ci divertiamo noi! Ma chi è? Chi lo faccio? Magmar! Mamma mia, meglio niente! In ogni caso ci divertiamo. Ci divertiamo con questo Cerulege. Che cosa nascondi, Cerulege? Lo voglio vedere. Mo divento un giocatore di poker. Gasly, Studenti, Fidel, Hunter, Dutchesma. Oh! Mamma, mamma, non me lo dire, non me lo dire che è una baby shiny bella torta. Beh, no, non è una baby... No, l'abbiamo messa a posto prima. E Spadra l'avevamo già trovata. Ma perché? Che ho fatto di male? Che ho fatto? Ma che glielo devo dire? Che ho aperto 11 pacchetti e ho trovato tutte ste carte, tutte doppioni. Manco una me ne manca. Che glielo devo dire? E mo a chi tocca? Tocca a... Oh, maronna mia. Stavo dicendo, tocca a lui. Al Booster Bundle, in italiano confezione dei boost. Mi ricordo che questi dei 151 erano belli pieni, eh? Regà, sembrava quasi un pull rate garantito. Una cosa pazzesca quello che usciva da 151 da questi bundle, assurdo. Ricordo che questi sono pure più fighi a livello estetico di quelli. Infatti, ricordo bene, sì, no, boh. Diciamo che al tatto sono più fighi. Questi sono molto più rifiniti, mi piace. Usciamo le 6 bustine, hanno sbagliato? Hanno sbagliato, non hanno sbagliato. Ma sapete che vi dico? Ma vogliamo cambiare sta pagina, vi prego. Qua, Toxel, con gli occhi storti. Partiamo da questo Pikachu. Che comunque dico io, cioè, ma veramente così difficile trovare Charizard? Veramente così difficile farmi fare un urlo di quelli potenti che ribello tutto il palazzo qua? Dai, non ci vuole assai. Monkey, Flittle and Magmortar. Io già lo so, sì, lo so. Mi toccherà comprare tutte singole. Sì, perché se io spero di trovare qualcosa che mi manca da qui. Ma è proprio no. Lo vedi che lamentarsi funziona? Lamentarsi funziona, ma non è detto che mi manca, non è detto. Ho Incolon, non mi ricordo in questo momento. Vediamo cosa c'è dietro e ora controlliamo. Lapras è 208. Dimmi che mi manca. Dimmi che mi manca. Prendetemi, Scovetti, ti prego. Aiutami tu, questi denti aguzzi che c'hai. Veramente, se non mi aiuti tu, Scovetti, secondo me io sono spacciato veramente. Cioè, che poi a giro le baby shiny, quelle più comuni, sono sempre quelle. Perché ovviamente sono le più comuni. Scusa, ma che stai dicendo? Ma che ne so, a una certa sbarello. Ma non demordo, perché c'ho Scovetta a fianco a me. E Scovetta è importante. Scovetta lo sa che io posso contare su di lui e che lui può contare su di me. Noi siamo best friends forever. Ecco, vedi, best friends forever, mi spunta la pecora. No, te prego, un secondo. Cioè, mi basta voluno, non lasciami stare. Mouse hold.
Mi erano mancati i tre... sì, Blizzard. Ovviamente manca a dirlo, questa è una delle carte più comuni di tutte e sette. Insieme a Palafin e Pau me li chiamo Lip Lap e Malincunia, per favore. Vediamo se sto coso dalla forma oblunga mi porta fortuna. Che ha sta bustina? Che cosa... Che... Ma non ha niente. Inizia ad avere le allucinazioni, perché dopo un tot di pack che trovi solo doppioni, inizi ad avere allucinazioni, a non capire più niente. Attenzione, perché qui c'è una baby shine. Attenzione. Attenzione. No, non ci credo. Ditemi che sto sognando, mi manca. Mi manca. Non ci posso credere, vai. Vediamo, vediamo. Ponete fine a questa mia sofferenza. No, raga, ma è incredibile. Ma è incredibile. Ma sono doppie. Ma perché? Ma che cosa ho fatto di male? Cioè, non riesco manco più a parlare. Boh, cioè pure questi troll mi merito. I miracoli qua ci vogliono per trovare una carta che mi manca. Com'è possibile? Scusate. Game goes, Scraggy. Ah, oh, no, vabbè. Un altro fortress. Cioè, già lo vedo da qua. Un altro fortress. È lui, sicuro. No, è spada. Ma proprio di una bellezza incredibile. E te sembra che sono uno che finisce così, ma non sia mai. Questo metterà il punto, la pietra sopra le nostre sofferenze. L'ETB di Destino di Paldea con Mimikyu, guarda. Che sia lui la nostra salvezza, io nel dubbio mi godo questo suono. Mamma. Sfiliamolo, apriamolo. Ma che c'è un pelo? Che cos'è questo? Mamma mia, regà. Un odore fortissimo. Una puzza di chiuso. Secondo me lui ha scorreggiato perché troppa puzza c'era. Dimmi la verità. Per quest'ultimo prodotto io invoco il potere della palla rosa di Skiploom. Vai Skiploom, pensaci tu a farmi trovare tre illustrazioni speciali, tutte e tre nello stesso TB. Dai, fatemi sognare. Come no, Sharkadet, Ralstoet School, Mosold, Collina Chiaro di Luna, Charmeleon, Scraggy, Clobopass. Scusa, Skiploom, che dobbiamo fare? Forse ha bisogno di carburare. Stai tranquillo, vero mio, io mi fido di te. Quindi ti do un'altra possibilità. No, questi pacchetti, raga, si aprono veramente da soli. Adesso ve lo dimostro. Guarda, basta fare così. Così, con molta delicatezza, guarda. Visto? Ah, si apre da solo, si apre da solo. Ma sì, apriamoli insieme. Execute. Oh. Vedo una holo in fondo. Voi vedete che vedo una holo in fondo? No, non è una holo. Mamma, non è una... Ma perché tutto sto zoom che non lo so? Sto diventando mio, beh, piano. Chi sarà? Ma che significa sto diventando mio? Boh, vabbè. Kilowattro. Non ci credo, dimmi che mi manca. E poi. Aspetta che mi vado a vedere. Ma come faccio a vedere se ci sono le carte qua? Giriamo un attimo ste carte. Vediamo, no, nero. Vedo nero, come vedo nero? Che, una carta nera che è? Ma che Gardevoir Full Art Shiny? Tutto sto, non ce l'abbiamo, non c'è, boh. Dimmi che mi manca. Dimmi che mi manca. Oh mio Dio, non ci credo. Che numero è? Mamma, mi manca 157. Quanti pacchetti abbiamo aperto? Quanti? Ma ho perso il conto. Raga, stento a crederci. Ma qua festa grande. E tropical samba do Brasi. Sensazional samba do Brasi. Cioè, vi rendete conto come ci siamo ridotti a fare festa per un meme junior? Raga, non glielo dite a nessuno. Frigimax, Deden, Noibat, Dachsban. Vai. Ma dov'hai? Ma meglio che ti stai dove sei. Perché... proprio così non fai da nessuna parte, per mio, te lo dico io. Oh, ma che bella per i pacchetti così, raga, ma che bella per i pacchetti così. Ubat, Deden, Noibat, Lo Stazone, Skirlia, Macchinario Tecnico, Pugno Disperato, come a me, disperato. Pikachu, Graplock e Raichu. Cioè io vorrei di Stetti B fare essere più vuoto delle altre collezioni. C'è blisterino da 3, 3 su 3, ovviamente tutta questione di fortuna. Mi apro un ETB e non lo so, magari ci siamo fermati qua? Eh? Che vergogna che sei, dimmi che mi manca. No, non ci credo, regà. Ma credo che mi manca questo Glimmet. Aspetta un attimo, fammi vedere se c'è qualcos'altro dietro. Fammi vedere, no? 179. Non ci posso credere, mamma! Lo sapevo che Skiploom era la mia ancora di salvezza. Mettilo nella sleeve, mettilo qua dentro. Vai, a fianco a Wooper, vedo mio. Skiploom, non ti tocco più da qua, vedo mio. Non ti tocco più perché ormai ci siamo, lo sento, raga. Sento proprio puzza del bruciato dei Charizard. Guarda dove, lo sento. Mamma che puzza. Mamma che... Scusa, hai fatto per caso... Perché sento puzza? Regà, ultime due bustine. Skiploom, se devi fare il miracolo, devi fare ora, per mio. Lo devi fare ora. Wooper, Tandemouse, Zaino, Whimsicott, Enzo, Gimmigull,
Noibot non è questo. E allora è lui, il Pikachu. Lo so che sei tu. Lo so. Non ci posso fare niente, e tu lo sappiamo, ma solo è tu. Gimmigull, Moshold, Lantern, Primeape, Deden, Caramella Rara. Cioè, raga, io non so se avete ben capito la situazione. 17 pull abbiamo trovato, 17 di cui 2 mancanti e 15 doppie. Se non era all'inizio che mettevo a posto le carte che mi avete mandato voi in questo video, non lo so. Ballavamo a tarantella, ma come si fa? Senti, vatti a recuperare questi due video se ancora non l'hai visti, che lì sì che abbiamo trovato delle cose interessanti. Di questo pull dimentichiamocene presto, che è meglio per tutti.